Il direttivo di fine anno della Willa Territoriale è sempre l'occasione per fare il bilancio e per guardare al futuro. Di che cosa state discutendo oggi? Beh, intanto della condizione generale del settore, dei problemi gravissimi che attraversa il nostro comparto primario, della condizione delle braccianti e dei braccianti e dei lavoratori dell'agroindustria, e quindi pianifichiamo le attività dell'anno prossimo facendo un consuntivo importante su quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E quello che abbiamo fatto è un risultato importante. Insomma, noi siamo il sindacato più rappresentativo in questo territorio, nel comparto primario. Abbiamo doppiato la FLAI, abbiamo triplicato la FAI, ma non siamo soddisfatti ovviamente del lavoro e del risultato realizzato perché ci chiede responsabilità alla quale noi vogliamo corrispondere con rinnovato impegno. L'agricoltura è sempre più in difficoltà, all'interno di questo ci sono anche i lavoratori che hanno problemi. Il sindacato, di fronte a queste richieste, che tipo di risposta vuole dare? Intanto abbiamo un settore in gravissima difficoltà, vitivinicolo, pomodori, quindi orticolo, carciofi, insomma una decurtazione delle giornate di lavoro importantissima. Abbiamo il patogeno delle xylella che sta infestando le nostre campagne, che sta distruggendo un patrimonio ambientale, occupazionale, reddituale, al quale bisogna porre freno. Le iniziative di legge non ci sono ancora, le misure finanziarie che si preannunciano non sono assolutamente soddisfacenti né esaustive. Abbiamo bisogno di reimpianti, abbiamo bisogno di ricerca, di sostegno alla ricerca è importante perché vogliamo appunto preservarci il nostro avvenire. Lo dobbiamo fare anche a tutela delle braccianti e dei braccianti che hanno perso tantissime opportunità occupazionali e che meritano di essere considerate. Bisogna riformare la legislazione previdenziale di sostegno alle imprese in caso di calamità che oggi non prevedono l'estensione dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori agricoli o lo prevedono in maniera farraginosa. Questa normativa va meglio regolata prevedendo non solo per l'anno in corso, ma per gli anni a venire, perché chiaramente i reimpianti non saranno produttivi da subito. Noi parliamo del 50% dell'occupazione che verrà meno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Una risposta di tipo previdenziale a questi lavoratori va data. Insieme a misure di sostegno per l'occupazione, attività formativa, integrativa per le tante giornate che verranno meno. E ovviamente misure di sostegno alle imprese che perdono reddito e che ovviamente perdono impianti e quindi sostegno importante. La UILA che incontra oggi è la federazione territoriale più rappresentativa, sia a livello provinciale che forse anche regionale, ma i problemi di questo territorio in campo agricolo sono purtroppo tantissimi. Che tipo di risposta si può dare anche a livello nazionale? Allora, innanzitutto siamo qui in questa grande occasione che è un momento, insomma, di confronto per valutare quelle che sono state le azioni che sul territorio sono state fatte proprio a livello provinciale, perché per noi la sinergia tra ascolto e rappresentanza delle istanze è il presupposto anche delle nostre iniziative nazionali. Allora, come diceva giustamente l'agricoltura brindisina, un'agricoltura messa in ginocchio da un lato dal dramma della xylella che sta riducendo drasticamente la produzione di olio, ma sta riducendo drasticamente l'occupazione, il numero delle imprese e anche quel patrimonio culturale e paesaggistico rappresentato insomma da un'eccellenza che oggi causata dalla mala politica, io non ho altro modo che definirla, ritardi e inefficienze hanno determinato quello a cui stiamo assistendo. Che cosa stiamo facendo? Innanzitutto abbiamo preteso e continueremo a farlo che le risorse messe a disposizione dai piani di sviluppo rurale vengano messe a bando. Non è accettabile che ci siano ritardi e questi ritardi significa rallentamento nella fase dei rimpianti, significherà anche drammatica emorragia occupazionale. Dal punto di vista invece della tutela dei lavoratori, noi sono ormai 2 anni che durante la discussione alla legge di bilancio stiamo chiedendo la riforma di una norma contenuta nella 223
perché è quella ovviamente che interviene, le misure sociali che intervengono a tutela delle giornate lavorate in agricoltura, che prevedono l'integrazione di un numero di giornate pari a quelle lavorate l'anno precedente l'evento calamitoso. Purtroppo il meccanismo ad oggi previsto è un meccanismo che impedisce nei fatti la possibilità che il lavoratore veda riconosciuto questo diritto. Avevamo chiesto misure straordinarie, perché a un fenomeno come la xylella si deve rispondere con misure straordinarie che abbiano ovviamente un sostegno pluriennale, perché non è in un anno che le imprese saranno messe nelle condizioni di poter riavviare le produzioni. Ma oltre il dramma della xylella c'è anche la necessità e l'urgenza che l'agricoltura brindisina faccia un passo in avanti. C'è stata una riduzione nelle colture dei pomodori, c'è stata una riduzione nella coltura dei carciofi. È necessario ed è indispensabile che si aggreghi la domanda, quindi tutti i produttori si devono consorziare, si devono valorizzare le OP, si devono individuare strumenti per poter competere sui mercati nazionali e internazionali, vendendo le eccellenze, le tipicità di queste produzioni, investendo nella qualità, nella certificazione della qualità totale dei prodotti, dove il lavoro deve avere un posto centrale, e per farlo ci vuole la capacità, la sapienza di coniugare innovazione e tradizione. Queste sono le parole d'ordine, ci sono strumenti finanziari che sono ovviamente deputati a dare questa risposta, e noi tanto a livello regionale quanto a livello nazionale pretendiamo che queste risposte arrivino, perché il tempo X è scaduto.